La chiesa di Santa Maria di Porto San Vascoglitti, ancora nel mirino dei ladri, la refurtiva di tre calici e delle ostie. Una chiesa che non è nuova, episodi delinquenziali. 8 anni fa, infatti, subì lo stesso sfregio sacrilego con ignoti che profanarono il tabernacolo senza portare via nulla. In quell'occasione rubarono le offerte dei fedeli che il parroco Don Francesco Forti custodiva in alcune buste. In quell'occasione i malviventi misero a soqquadra anche la stanza del parroco senza rubare nulla. Il parroco stavolta si è recato ancora una volta presso i carabinieri per presentare denuncia contro ignoti carabinieri che hanno avviato le indagini per capire se gli autori del furto sacrilego sono gli stessi del 2010. Quanto accaduto a Scoglitti si ripete però anche in alcune chiese in provincia. A Ispica nel 2014 furono rubate le offerte alla Basilica di Santa Maria Maggiore. A Modica poi, sempre quell'anno, nell'antico quartiere Cartelloni, i ladri rubarono la statuetta di San Francesco da un'edicola votiva. E in ultimo, anche a Vittoria, sempre 8 anni fa, i ladri portarono via le reliquie di Santa Maria Goretti, tre calici e la pisside all'interno della stessa chiesa, allora diretta da Don Rosario Cavallo.